radio si chiama WNDA, Wanda. Io temo di aver capito cosa sta succedendo. Lei ha allargato l'area della città, quindi è più difficile controllare tutto. Più cose devi controllare, meno viene la tua concentrazione. Questo è un omaggio a qualche telefilm, questa sigla fatta così, ma non lo conosco. Attacchiamo oggi. Oh, adesso. Ma. Ah, ok, lui è sempre dentro. I pagliacci della SWORD. È diventata. Non si ricorda niente. Sbloccala, visione. Questi movimenti. Ecco, mi sono ricordato una cosa, lo stile di questo episodio della sitcom interna di WandaVision è molto simile alla serie TV che aveva fatto Michael J. Fox negli anni 2000, una serie TV che aveva fortemente voluto lui perché il suo personaggio era affetto da morbo di Parkinson, esattamente come l'attore. Lui voleva dimostrare come si potesse convivere con questa malattia e mi ricorda tanto lo stile perché anche lì c'era la famiglia. E a turno parlavano con lo spettatore come una sorta di confessionale di Grande Fratello. Sì, ma quando cacchio arriva il contatto di Monica Rambeau? A fine episodio? O anche oggi niente? Oh! Mi sta sfuggendo qualcosa, ma Vision non poteva volare? Non poteva prenderla in braccio e volare via da qui? Il ritorno della cicogna. Ma allora non erano stati mandati via dalla squadra? Mi sono perso il passaggio in cui hanno ricominciato a collaborare. Ma allora cosa gli fa credere che una volta entrati lì dentro quel mezzo non cambierà come gli altri? Ora ci sbatte. Me lo immaginavo! Minchia! Ma infatti. Allora, la considero una caduta di stile, cioè ci sono arrivato io che, anche se fossero riusciti a farlo entrare, si sarebbe modificato. Perché non ci sono arrivati loro? Dovrebbero assumere me alla SWORD. Minchia, che figo, c'è una metà modificata, l'altra no. Wow, tutte le personalità. Per un attimo si è vista l'attrice che l'ha interpretata da bambina in Captain Marvel. Ha gli occhi azzurrissimi. Perché? Cosa cacchio? Ah, però è rimasta integra. Non ha cambiato personaggio. Beh, ma non c'è nessuno, passate. Yeah, great. Take your time, fellas. So far, I'm a
Chissà che si stanno risvegliando i poteri di Monica. Vedi che c'entra qualcosa, Agnes. Ma se c'entra qualcosa, Agnes, allora perché nell'altro episodio ha fatto finta di niente? Per ingannare Vision? Oh. Non capisco perché non abbia volato prima. Io lo sapevo che stiamo per scoprire che Agnes c'entra qualcosa. Dai, c'ha un dungeon sotto casa. Cazzo, è il Necronomicon. Lo sapevo! Lo sapevo, è Agatha Harkness. L'ho detto! L'ho detto io! L'avevo detto che era Agatha Harkness! Quindi Pietro è opera sua. Era lei che faceva le interviste. No, stronza. Vabbè, non un episodio entusiasmante. Forse perché questo colpo di scena a me non ha meravigliato perché me l'ero immaginato da almeno 3-4 episodi. Era palesissimo, soprattutto per la combinazione del nome Agnes, Agatha, Harkness. Per me era ovvio. E poi non entusiasmante perché questi sceneggiatori ci vogliono tenere ancora sulle spine per farci sapere chi è questo misterioso contatto di Monica Rambeau, che a questo punto comparirà nell'ultimo episodio. E magari anche alla fine. E non ho neanche capito benissimo perché Monica Rambeau adesso ha dei poteri, non l'hanno spiegato. Ha solamente attraversato la barriera. Forse chi la attraversa due volte? E che fine ha fatto Pietro? Oh, c'è una scena dopo i titoli di coda. Pietro è al servizio di Agnes. Quindi confermo il mio parere, non uno dei migliori episodi. Io a questo punto so benissimo cosa aspettarmi dal prossimo episodio. Lo scontro finale con Agatha Harkness Wanda, il ricongiungimento di Vision. Mi rimane un dubbio, dopo che finirà tutto questo, se finirà tutto questo, nel senso che la barriera verrà tolta, Westview tornerà al suo stato originario. Vision rimarrà vivo? Secondo me è possibile, anche perché stavano cercando di ripristinarlo, si è scoperto questo, che non lo volevano vivisezionare per studiarlo, ma volevano aggiustarlo. Quindi è probabile che Vision torni nell'MCU esattamente come nei fumetti Marvel, che ti fanno sempre credere che muore qualcuno, ma il 90% delle volte non muore mai nessuno perché torna in vita. E poi l'ultima cosa che mi aspetto dal prossimo episodio è la rivelazione del famoso contatto di Monica Rambeau. E ultimo, il destino di Pietro. Rimarrà nell'MCU oppure era solamente una creazione effimera di Agatha Harkness che sparirà quando sparirà tutto questo? E il fatto che avesse la faccia del Pietro della Fox sia solamente un omaggio o un fanservice? Questi sono gli unici dubbi. Fatemi vedere cosa ne pensate. Fatemi sapere cosa. Gne! Fatemi sapere se avete visto l'episodio, cosa ne pensate. Ci vediamo al prossimo video reaction, che forse non sarà WandaVision, ma sarà di un film che ho visto in questi giorni. Ciao!